Il suono dell'anima è un percorso rivolto alle donne per aiutarle a rinascere da abusi e violenze. Tuttavia, le interviste e le videotestimonianze che ascolterete in questo video sono state rilasciate da persone che, pur non avendo subito né abusi né violenze, nel senso più drammatico del termine, hanno comunque fatto parte del progetto durante la fase sperimentale, iscrivendosi come partecipanti al gruppo al fine di riequilibrare, riarmonizzare le proprie emozioni per una vita di maggiore armonia. Canto olistico, suoni olistici, ancor di più per la riarmonizzazione di mente, emozioni, corpo, spirito, anima. Da tempo mi stupisce più che graziosamente come durante le interviste per le videotestimonianze rilasciate con autorizzazione da parte delle persone, che colgo l'occasione per ringraziare per aver accettato di condividere la loro personale esperienza nel gruppo presso le donne, il suono dell'anima. Le partecipanti, senza sapere cosa avesse detto la persona intervistata precedentemente, affermassero con modalità ovviamente assolutamente personale, privata e soggettiva, comunque medesimi concetti. Soprattutto mi ha colpito come alcuni di loro abbiano persino attribuito qualità e progressi ottenuti nella propria vita grazie al percorso di gruppo Il suono dell'anima, quei risultati che poi ho suddiviso nominandoli nello specifico benefici. Mi è balzata così l'idea di estrapolare dalle videotestimonianze raccolte proprio quelle parti in cui le partecipanti stesse attribuivano lo stesso beneficio al percorso Il suono dell'anima. Un lavoro meticoloso, la raccolta, la selezione dei frame e il montaggio di questi video che ho tenuto a curare a modo mio personalmente, senza il supporto di un esperto, in modo assolutamente amatoriale. Ma ci tenevo a farlo io per ovvi motivi. Ho così suddiviso in diversi video che sto procedendo a verificare e a pubblicare. Grazie per la visione e per l'ascolto. Il suono dell'anima. Un percorso presso le donne, by piattaforma online Zoom, ogni 2 venerdì del mese. Alle ore 21:30. 2 ore insieme. Sei pronta a rinascere anche tu? Clicca il link in descrizione al termine di questo video. Rispondi al questionario. Se ritengo che questo percorso possa fare al caso tuo, ti contatterò per fissare una prima consulenza conoscitiva. Grazie per la gentile visione. Benissimo, vediamo insieme un altro dei vantaggi di far parte del percorso, il gruppo di donne, il suono dell'anima. Percorso con i suoni olistici. Barbara, potresti dirci a chi ci sta ascoltando in questo momento uno dei benefici che tu riconosceresti del percorso Il suono dell'anima? Ma allora, credo che il primo in assoluto sia la serenità. Bellissimo. La serenità, proprio della connessione che si crea tra il suono, il corpo e l'anima. È proprio quello che dicevamo prima, questa riarmonizzazione di tutte le corde ti generano un senso di serenità straordinario. Quando io parlo da anni di Mello, quando parlo nei miei workshop, anche prima della pandemia che tenevo in studio, no? Dicevo la melodiosa armonia dell'anima. Io Sì. facevo questo gioco di parole, anche se in realtà non è preciso, perché melodia e armonia sono 2 cose diverse, però ci lasciano questo gioco, melodiosa armonia dell'anima, è vero? Sì, è Anche in vero. senso poetico. È vero, sì. E, ecco, in questa parte di descrizione, no, di melodiosa armonia dell'anima, io ci metto il corpo, perché noi siamo abituati a sentire solo quello. E il fatto di sentire il corpo è già una buona cosa, nel senso che comunque il corpo manifesta delle sensazioni, dei dolori, dei piaceri, però difficilmente riusciamo a collocarli poi in quel reparto che invece è proprio l'anima. E se riusciamo a unire le 2 cose, quindi utilizzando il corpo attraverso il suo dolore, attraverso il suo piacere, attraverso le sensazioni, attraverso l'emozione che genera, secondo me si riesce ad avere una connessione con l'anima decisamente più intensa e più vera. Addirittura impariamo a conoscerla, perché nessuno di noi
la conosce. Noi siamo qui, viviamo con il corpo e sapere che comunque c'è una grande connessione tra le due cose e se tra le due cose si stabilisce un equilibrio che forse non sarà mai perfetto, ma comunque ci si prova a renderlo tale, e beh, insomma, come si dice adesso, è tanta roba. Bellissimo. Poi aiuta tanto, eh? Il gruppo aiuta Vero? tanto perché Ecco, cosa pensi di questo gruppo, per esempio? Che cosa ti ha dato stare nel gruppo? guarda, questo gruppo mi dà proprio serenità e come dire, non mi sento in competizione, non mi sento sottovalutata, cioè mi sento così come giusto essere, no? Serena, libera di essere quella che sono, nel bene e nel male, nel senso, senza darmi, per dire, delle preoccupazioni di nessun tipo, mi sento libera, ecco. È un gruppo accogliente, non giudicante, di essere liberi. E poi la forza è quella che ci si vuole bene e questa cosa va ad aiutare l'una l'altra perché nei momenti in cui si creano o delle tensioni o dei timori oppure dei ricordi, così, no? Si fa il tifo per la persona, un tifo È interiore, vero, una persona è che è in quello. sofferenza e gli si dà forza, gli si dà Fortezza. pensiero con la parola a volte col pensiero, a volte con l'emozione. Si desidera per quella persona il bene e questo sicuramente aiuta. E lo si dà e lo si riceve anche. Eh sì, è vero, bellissimo. È fuor dubbio, un gruppo è importante. Tutte le partecipanti in più occasioni, durante le interviste, ma anche e soprattutto nel corso della serata, hanno riconosciuto questa amalgama del gruppo, una sensazione ma anche una certezza che emozionalmente fa sì che l'una tenga per mano l'altra. Un sostegno importante, sempre ovviamente monitorato da me, loro operatrice, che le accompagna in questo meraviglioso percorso. E questo accelera indubbiamente il percorso di risoluzione di quelle che sono le disarmonie emotive, quantitativamente e qualitativamente. Come hanno detto loro in più occasioni, la fortezza del gruppo. Vuoi rinascere anche tu? Clicca il link in descrizione. Compila il questionario. Ti stai candidando a ricevere il tuo primo colloquio conoscitivo con la tua operatrice Lorella Stefani.